One Podcast. Dopo la vittoria ai mondiali del 1938, lo strapotere calcistico convinse molti italiani a pensare realmente che grazie al fascismo fosse nata una nuova genia di connazionali, superuomini che avrebbero saputo affrontare qualsiasi avversità in nome e per conto del fascismo. Mussolini lo sapeva e ne approfittò parlando di orgoglio della razza italica. Da quel momento il mondo cominciò a crollare sotto i colpi dei nazisti e l'Italia fu trascinata insieme all'alleato nel magma sempre più denso dell'oppressione, dello sterminio e della morte. Il 18 settembre 1938, in Piazza Unità a Trieste, davanti a una folla di 150.000 persone, Mussolini annunciò le leggi razziali contro gli ebrei. Questo è Mondiali senza Gloria, un podcast di Giovanni Mari e Daniele Soffiati. "150.000 triestini, un cuore solo, raccolti intorno al capo, nella più grande adunata di popolo triestino che la storia ricordi, animano a perdita d'occhio Piazza dell'Unità, in una apoteosi di passione e di fede. Il problema di scottante attualità è quello razziale. La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo." Mussolini si sente dotato di superpoteri e in effetti è così, perché gli italiani gli hanno regalato tutto e lui accetta supinamente di aderire al nefasto progetto razzista di Hitler. Da un giorno all'altro tutti i cittadini ebrei finiscono all'indice e diventano dei criminali. Vengono abbandonati e vengono cacciati dal mondo, non solo politico e sociale, ma anche sportivo. Pensate, il Calcio Illustrato, organo fascista del pallone, usa queste parole che a leggerle oggi fanno ancora venire i brividi. "La vigorosa opera di difesa della razza avrà sue conseguenze benefiche nello sport, anche se gli atleti ebrei non sono molti. Riguardo al calcio, però, che è quello che più ci interessa, vi è una zona in cui si è radicata una forte rappresentanza israelita straniera, quella degli allenatori, specie tra i moltissimi allenatori danubiani. Che costoro debbano far le valigie entro 6 mesi non ci rincresce. Finiranno di vendere fumo con la loro arte imbonitoria propria della razza e lasceranno i posti a tanti di razza italiana che al confronto con gli stranieri non sono inferiori su nulla, salvo per la faccia tosta. La bonifica della razza avrà più che salutari conseguenze calcistiche." Ecco, lo dico anche da giornalista, se un uomo di comunicazione arriva a scrivere una nefandezza tale basata su concetti razzisti, su dogmi politici dettati da dittatori nazisti e fascisti, vuol dire che la professione è finita. Il problema è che nel deserto politico, culturale e sociale creato dal fascismo in Italia, queste dichiarazioni piovono sugli italiani e fanno sembrare tutto normale, fanno tollerare che un gigante dal punto di vista umano, soprattutto, e anche sportivo, come Arpad Weitz sia cacciato, sia costretto da un giorno all'altro da essere un maestro di calcio, come era, a un profugo, a un rifugiato, a scappare per l'Europa, e alla fine sarà comunque arrestato dai nazisti e sarà ucciso
ad Auschwitz nel silenzio di milioni di italiani che l'avevano osannato, giustamente rispettato. Finirà male anche Erno Erbstein, costretto a fuggire dopo aver insegnato il calcio, dopo essere stato un protagonista, tornerà solo dopo la guerra, costruirà il grande Torino e purtroppo lascerà la sua vita a Superga in una delle tragedie più gravi del calcio italiano. Giovanni, il CONI, in pieno fervore ideologico, atteggiamento tipico dei parassiti del potere, addirittura aumentò la stretta razzista. Il CONI applicò alla lettera il dettato fascista e razzista e da un giorno all'altro espulse tutti i cittadini non ariani, e nessuno ha ancora capito cosa vuol dire ariani, dal circuito sportivo. Se tu eri ebreo non potevi né giocare al pallone né guardare una manifestazione sportiva, eri espulso da tutto il mondo sportivo italiano. E d'altra parte in Germania accadeva la stessa cosa, anzi tra il 9 e il 10 dicembre di quel fatidico 1938, nella notte dei cristalli, Hitler dichiara guerra definitiva agli ebrei, condannandoli fin da quel punto a morte. La scure totalitaria e razzista si abbatté oltre che sugli allenatori anche su dirigenti e calciatori. E sì, fu il salto di qualità, il secondo stadio. Furono colpiti alcuni dirigenti, tra questi lo storico presidente della Roma Renato Sacerdoti, che si salvò la vita nascondendosi in un convento, o il presidente del mitico casale Raffaele Jaffe, che invece trovò la morte ad Auschwitz. Per citare un calciatore, Carlo Castellani, che aveva giocato con l'Empoli in Serie A e fu arrestato in rappresaglia nazista nel 1944 mentre l'SS cercavano il nonno esponente del CNL. Venne assassinato a Mauthausen. Ma io ti amo, Anna. Tu devi ascoltarmi. Ho sofferto per tanto tempo. Anch'io ho sofferto. In quel periodo venne arrestato anche Raff Vallone, un calciatore decisamente particolare, laureato in filosofia ma attratto da una vita differente. Sì, Raff Vallone giocò nel Torino con un buon rendimento, ma poi preferì un'altra vita. Si diede al giornalismo e anche al cinema. Oltre a filosofia, studiò anche legge con insegnanti di primissimo piano come Luigi Einaudi e Leone Ginzburg. Beh, Vallone scrisse per l'Unità, anche se non fu mai iscritto al PC, e poi dopo l'armistizio si arruolò immediatamente nella Resistenza. Per quanto riguarda il cinema, naturalmente ricordiamo che Raff Vallone fu uno degli attori più importanti del neorealismo. Ricordiamo solo alcuni film: Riso amaro, Il cammino della speranza, Roma ore 11, La ciociara. Insomma, una grande star del cinema italiano di allora. Arriviamo al 1939. Il mondo politico e quello del pallone sembravano sospesi in una bolla d'aria. Come se nulla fosse, la FIFA aveva cominciato a organizzare i quarti campionati mondiali. Tre federazioni presentarono la loro candidatura per l'edizione del 1942. La Germania, con Hitler, aveva intenzione di sovrastare qualsiasi esperienza precedente, in primis quella italiana, poi l'Argentina e il Brasile, entrambe contando nella promessa di Rimé, già una volta disattesa, di riportare l'evento nelle Americhe. E la FIFA, anche per non accontentare Hitler, stava facendo di tutto per assecondare i sudamericani. Infatti Rimé era a Rio de Janeiro quando i programmi del governo e del calcio e del mondo intero cambiarono rapidamente. Era il primo settembre del 1939 e i soldati del Terzo Reich avevano appena invaso la Polonia. L'abisso ingoiò il mondo. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: vincere!
vinceremo! Il 10 giugno 1940 l'Italia entrò nel conflitto, dichiarando guerra alla Francia e all'Inghilterra. L'imperialismo nazifascista di Germania e Italia oscurò il mondo per quasi 6 anni. Il 28 aprile 1945, 3 giorni dopo la liberazione dal nazifascismo, Benito Mussolini venne ucciso a colpi d'arma da fuoco assieme all'amante Claretta Petacci. Non tutti sanno però che attorno al cadavere di Mussolini c'era anche un calciatore. Sì, Mussolini fu arrestato a Dongo mentre cercava vigliaccamente di fuggire travestito da soldato tedesco. Fu giustiziato da 3 partigiani a Giulino di Mezzegra. I 3 erano, secondo le ricostruzioni accreditate, Walter Odisio, Aldo Lampredi e Michele Moretti. Non è sicuro che il fucile di Odisio si inceppò e che il colpo mortale fu sparato dal mitra di Moretti, ma è sicuro che Moretti era stato un terzino destro ossessivamente tenace e bravo, un difensore di serie C dal talento molto generoso che era al servizio della Comense proprio nell'anno dei mondiali del 34. Aveva lasciato il calcio, si era concentrato in fabbrica e aveva aderito clandestinamente alla resistenza come tanti calciatori e ex calciatori fecero. Insomma, il riscatto dell'Italia passa anche da quel mondo, il mondo del calcio che invece era sembrato così cieco e sordo di fronte alle sirene del regime. Giovanni, una cosa che mi colpisce fu il processo di depoliticizzazione che dall'immediato dopoguerra si avviò rispetto ai successi fascisti del calcio italiano. C'è un'intera letteratura e un'intera rassegna cinematografica che lavarono via l'epica mussoliniana delle 2 vittorie e le raccontarono come semplici, normali e corrette avventure sportive di cui andare fieri. Perché accadde questo? Perché, Daniele, la lunga e tragica partita del fascismo in Italia non ha mai avuto un dopopartita, un momento in cui i commenti e la moviola potessero far chiarezza su quanto è successo. Se tu ci pensi bene, non c'è mai stato un processo degli italiani agli italiani sul loro coinvolgimento, sul nostro coinvolgimento nel fascismo. Tutto si concluse in un banale processo di autoassoluzione in cui tutti davamo la colpa a qualcun altro. Era sempre colpa degli altri, con tanto di panzane del tipo: se non ci fosse stato Hitler alla fine non sarebbe successo nulla. No, non abbiamo mai fatto un processo a noi stessi, e anche i successi del pallone furono immediatamente inclusi in quel processo così trasversale. Tutti i particolari legati al fascismo furono rimossi i fasci, furono rimossi le coppe del duce, furono rimosse le foto col duce, restavano solo queste vittorie. Nella memoria collettiva quindi finivano solo i successi e non i processi che porteranno a quei successi. E quindi, togliendo il fascismo, togliendo i suoi crimini, rimasero solo le vittorie, e ancora in questa nostra epoca i riferimenti a quell'epoca sono lindi, sono candidi. Abbiamo letto tutti sui giornali Bearzot come pozzo quando l'Italia vinse nell'82, ma Bearzot non fece mai fare il saluto fascista ai suoi ragazzi. Giovanni, leggo quanto tu scrivi nel tuo libro. In Germania il processo etico, sociale e culturale che hanno affrontato i tedeschi, pronti ad aprire ogni archivio sul nazismo a qualsiasi studioso, è stato gigantesco. Hanno studiato ed elaborato il loro crimine, hanno fatto di questo infinito processo una ragione di vita da tramandare. Noi italiani non riusciamo neppure a immaginarlo. Ci nascondiamo ancora dietro ai nazisti come fosse stata solo colpa di Hitler. Non è così. Siamo stati noi italiani in camicia nera ad accogliere Mussolini nelle nostre piazze, nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre chiese, ad applaudirlo mentre occupava lo Stato e annientava ogni forma di dissenso, mentre uccideva Matteotti, mentre svuotava le casse pubbliche per nutrire la propria propaganda. Siamo stati noi italiani a consegnare alle SS i nostri vicini di casa ebrei, comunisti, omosessuali, rom, oppositori, sindacalisti, donne e ragazzini, mandandoli a morire. Siamo stati noi italiani a cacciare dalle scuole e dagli impieghi persone innocenti. Siamo stati noi a festeggiare con il saluto romano le vittorie mondiali comprate da Mussolini. Siamo stati noi a lasciare attorno a stadi, stazioni, gallerie, piazze e monumenti
tutte false testimonianze della laboriosità del regime, questi osceni simboli fascisti, questi assurdi fasci littori che ancora ci guardano intonsi, strizzando l'occhio a molti. In conclusione di questa puntata, Giovanni, io ti faccio una domanda. Noi italiani, la vergogna sportiva dei mondiali del 34 e del 38, la possiamo riscattare in qualche modo? Beh, vedi, anche il calcio visse sotto l'ala protettrice del regime, quindi il discorso è molto complesso. Io penso che se confessassimo noi stessi e lavorassimo sul nostro essere stati fascisti, complici silenti di un regime sanguinario e liberticida, forse allora potremmo ricordare con tenerezza le imprese di Meazza e Piola, provando meno vergogna, ma senza mai dimenticarla. Avete ascoltato Mondiali senza gloria, un podcast in 6 puntate di Giovanni Mari e Daniele Soffiati, tratto dal libro Mondiali senza gloria di Giovanni Mari, edito da People, una produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.